adesso la parola direttamente a Mauro Sardorelli, non vi tolgo veramente altri minuti preziosi di questo splendido lavoro che so che Mauro farà. Posso leggere il titolo, Mauro, nel frattempo del tuo intervento, perché so che è particolare. Ed è il titolo di Mauro di oggi, lo leggete, è Trattamento di paure e fobie nella cornice della PNL umanistica e transpersonale. Signore e signori, Mauro Sardorelli. Grazie. Questo convegno ha come tema la paura e come possiamo trattare la paura. E come per ogni argomento, noi possiamo osservarlo con una visione di questo tipo, oppure possiamo osservarlo così. Ognuno di questi tipi di osservazione ci dà delle informazioni. Probabilmente osservare le cose soltanto così ci rende limitati. Forse osservandole soltanto così ci fa perdere il contatto con l'esperienza quotidiana. Quando ho pensato come potevamo affrontare questa tematica della paura, ho cominciato a pensare, guardiamola così. Cos'è la paura? Beh, la paura nelle cose che contraddistinguono tutti gli esseri umani. Gianni Fortunato diceva, uno dei miei maestri, diceva: se vuoi sapere se ci sono persone che dicono bugie, basta che chiedi a un gruppo: c'è qualcuno di voi che non ha paure? E se qualcuno alza la mano, sei sicuro che quello mente. Non è possibile. Si tratta solo di vedere che paure uno ha. Allora partirei da una cosa concreta. Siete qui a un convegno, io spero che abbiate delle domande in testa. Il problema oggi dell'insegnare all'università è che gli studenti arrivano senza domande. E quello è un problema, perché la conoscenza nasce da delle domande. Ho una domanda in testa, vado a cercare. E se cerco in conseguenza di una domanda, io sono già predisposto ad apprendere. Se mi arrivano le informazioni, io non ho nessuna domanda, le informazioni entrano, escono. Allora io penso che voi abbiate delle domande. E una delle domande che vi potete fare subito adesso è: quale paura avete nella vostra vita e vorreste lasciare in questa stanza? Fate un attimo di riflessione, prendetevi un minuto di tempo per elencare una, due, tre paure. Ok. Bene, quando parlate di una vostra paura, può darsi che ne parlate da qua e non vi succede assolutamente nulla. Parlate di qualcosa che avete sperimentato un altro tempo, un altro periodo della vostra vita. Oppure, quando parlate di una paura, ci entrate dentro. E allora è tutta un'altra esperienza. Adesso sarebbe carino se qualcuno di voi, proprio perché stiamo riscaldando l'ambiente, mi diceste così: che paure, di quali paure avete parlato? Per esempio, tu di quale paura? Io hai paura? Hai paura della morte. Ok. Di non riuscire a realizzare i miei talenti. Della solitudine? E della? Aggressione fisica. Di non essere accettato. So. Di essere abbandonata. Del fare del male ai miei bambini, del giudizio altrui. Ci sono alcune paure che hanno caratterizzato la nostra specie. La paura di morire, ne parlava già Epicuro, ma anche prima, Epicuro aveva una soluzione. Dice: ma quando c'è la morte non ci sono io, quando ci sono io non c'è la morte, di cosa ci preoccupiamo? Ma non è riuscito a curare, credo, nessuno con questa sua soluzione. No. Un'altra delle paure più comuni, qual è? La paura di impazzire. Qua dentro nessuno l'ha detto, vabbè. Un'altra delle paure più comuni è la paura delle malattie, la paura della vecchiaia, la paura degli incidenti. Sono lunghe le paure. Poi ce ne sono alcune più specifiche che vengono trattate nella psicoterapia, che sono la paura di sbagliare, la paura di non dire le cose correttamente, di essere inadeguati. Beh, voi siete un gruppo di terapeuti, quali paure vi portano i clienti?
di Daniela. Clienti. Sì, clienti. Tutto e di più. Dimmene alcune. Soprattutto la paura di non essere all'altezza delle situazioni. Ok. E di non essere sufficientemente amati. Allora, non essere amati, non essere all'altezza delle situazioni. Allora, le paure hanno a che fare con la cultura in cui viviamo, non è che le paure sono di tipo biologico. Le paure di tipo biologico sono piuttosto elementari. Non incontrare una tigre, questa è molto chiara, e nemmeno un orso arrabbiato. Ecco. La paura del giudizio non è una delle cose che ha caratterizzato di più gli esseri umani in generale. Quando il Dalai Lama qualcuno ha cercato di spiegare «io ho paura di non essere stimato», e quindi un problema di autostima, e il Dalai Lama ha detto, scusa? No, io ho un problema di autostima. Il Dalai Lama dice, che cosa vuol dire? Allora gli è stato spiegato al Dalai Lama, ci sono persone che non stimano se stessi, che non si amano. E ha detto, non so, nella nostra cultura, nella nostra lingua non c'è una parola per indicare questo. Tenete conto che i problemi dell'autostima pare che inizino negli anni 70. Prima la depressione era una depressione che si fondava sulla colpa, paura della punizione, paura di essere giudicati. Adesso la maggioranza delle persone ha un altro tipo di paura, qual è? Quella di essere inadeguati, di non essere all'altezza. Che cosa è cambiato negli anni 70? Negli anni 80 è cambiato il tipo di economia. Prima l'economia era andata verso lo Stato sociale, si aumentavano il numero di protezioni che lo Stato dava ai cittadini. Negli anni della Thatcher e di Reagan c'è stato un cambiamento, siamo andati verso una visione liberista, ognuno deve diventare imprenditore di se stesso, ognuno deve diventare capace di gestire la propria vita da solo, e se non ci riesce è inadeguato. E se è inadeguato, qual è la paura dietro all'inadeguatezza? Subito dopo? L'esclusione, quindi di non essere amati. Okay. Quindi il tema poi, tutte le paure poi si vanno a finire sempre nel tema dell'amore, di essere amati, essere stimati, essere voluti bene, così via. Ho parlato di queste per riscaldare, arare un attimo il terreno. Adesso vorrei parlare delle paure non dal profilo, nel modo con cui comunemente se ne parla in psicologia, perché questo la maggioranza delle persone conosce bene. Andrei invece in un altro tipo di psicologia che non è la nostra, per vedere come altre psicologie diverse, quella asiatica in particolare, vede la paura. La vede in modo molto diverso da noi. Nel mondo orientale la paura è collegata al senso di separazione, separatività. Cioè l'essere umano, finché si sente separato, è sempre a rischio di paura. E tutta la tematica della psicologia orientale, della psicologia asiatica, non è una tematica su come distinguere le nevrosi, se ossessivo, se paranoide, depresso, sei orale, sei masochista. Sono tutte cose che sono conseguenza di qualcosa che è molto più radicale e molto più generale. Tutte queste cose nascono dal senso di separatività, di non essere parte di qualcosa di più grande. È interessante, oggi ci è consentito, poter osservare la nostra psicologia da diverse angolazioni. No? Per poter comprendere un problema è opportuno, oggi sappiamo, vederlo da punti di vista differenti. E vorrei farvi vedere un piccolo filmato su Gregory Bateson, ieri Daniela parlava di Milton Erickson, ma se Milton Erickson è probabilmente così noto oggi, oltre per le grandi cose che ha fatto, forse anche in parte dovuto all'interesse che Gregory Bateson ha mostrato nei confronti di Milton Erickson e della ricerca che ne è nata. La PNL nasce proprio dal modellamento di Milton Erickson. E chi è che ha promosso questo modellamento? È stato proprio Gregory Bateson. Gregory Bateson è una figura particolare, è un outsider. Non era inquadrato in una disciplina. Che cos'era? Un antropologo? Sì, ma era un filosofo della cultura? Sì, ma era un genetista? Sì, ma era un biologo? Sì, ma
era un uomo che faceva ricerche sulla mente? Sì, era tutte queste cose insieme. Se a Gregory Bateson avessero dovuto dare una cattedra, non si sapeva cosa gli si dava, perché come sapete l'università è divisa per compartimenti, per dipartimenti e compartimenti disciplinari. Bene, vediamo un attimo cosa dice Gregory Bateson a proposito di questo tema. Ok, la sua caratteristica era quella di non essere specializzato in nessuna disciplina. Riflettiamoci un attimo. Il suo modo di pensare lo portava a non essere specializzato in nessuna disciplina. Okay. PNL nasce dal modellamento dei terapeuti efficaci e dei comunicatori efficaci. Ma l'essenza della PNL non è il modellamento dei terapeuti, è il modellamento dell'eccellenza, in qualunque settore, in qualunque campo. E allora ci sono delle persone che vale veramente la pena di modellare, non solo i terapeuti, ma sono quelle persone che vivono una vita piena, che quando si alzano al mattino sono contenti e un'ora dopo lo sono ancora di più. E due ore dopo sono contenti, e alla sera anche. Poi sono ancora contenti, vanno a dormire e dormono. Si alzano la mattina e sono contenti. E questo è possibile. Se c'è qualcosa che la PNL è importante che modelli bene, sono le persone che sanno vivere così. In un convegno era presente Carlo Sini, uno dei più grandi filosofi italiani, era un convegno sulla disabilità. Disabilità. E c'erano diverse opinioni su cosa è disabile e cosa vuol dire abile. A un certo punto lui prese la parola e disse: ma guardate, se devo essere sincero, io credo di sapere cos'è abilità. Tutti dicono: ma come? Con tutte queste opinioni diverse lui ha un'idea chiara su questo? Sì. Per me abile è colui che sa essere felice. E saper essere felici, le tradizioni ci indicano che c'è un mezzo, che amare la vita. Amare. Amare che cosa? Amare. Il verbo amare vuol dire essere aperti a tutto ciò che c'è. L'altro giorno eravamo in macchina e stavamo conversando sulla poesia. Ma che funzione ha la poesia? E allora mi è venuto in mente un poeta francese che si chiama Yves Bonnefoy, il quale, oltre a aver scritto bellissime poesie, si è occupato anche di indagare la funzione della poesia. E lui, in poche parole, vi dico cosa ha detto. Dice: la poesia ha la funzione di riportarci alla presenza delle persone e delle cose. Cosa vuol dire? E lui aggiunge: sì, perché oggi non siamo più in contatto con le persone e con le cose. C'è uno stacco. Tra noi e le persone, tra noi e le cose, ci sono i concetti. Ci sono le categorie. Parlerò dell'anima, è qualcosa di cui in psicologia non si parla perché è sospetto come tema. L'anima eterna, l'anima che va in paradiso, l'anima che va in purgatorio, ma poi c'è il purgatorio, no, è stato introdotto in una certa epoca, perché poi l'inferno come è fatto? Eterno? Sì. Perché eterno? Qualcuno ha chiesto a San Tommaso: ma com'è possibile l'inferno eterno, anche dopo il giudizio universale? Non ha senso, perché... che cosa vuol dire? E San Tommaso ha risposto, doveva dare una giustificazione, ha detto: perché questo serve alle persone che sono finite in paradiso ad avere maggior gioia, a vedere che loro hanno fatto la scelta giusta. Ora, questa cosa l'ha detta San Tommaso, uno degli uomini più intelligenti che siano mai esistiti. Questo ci dovrebbe far riflettere sul fatto che se un uomo intelligente come San Tommaso dice una simile stupidaggine,
vuol dire che noi possiamo essere tranquilli. E questa è una buona notizia. L'altra seconda è Kant, una volta gli chiesero, senta, ma secondo lei bisogna sempre dire la verità? Sempre. Ma proprio sempre, sempre. Scusi, ma se un assassino viene a casa mia e vuole uccidere una persona che è in casa, mi chiede, è in casa la persona XY? E se so che lui la vuole uccidere, gli devo dire di sì? Tu devi sempre dire la verità. Anche in questo caso, sì. E perché? Fa una dimostrazione Kant che è incredibile. Va bene, ve la risparmio. Mia madre, io sono andato al funerale di mio zio l'altro giorno, un funerale che non ci sarebbe mai stato, non avrei mai potuto vedere perché mia madre non ha obbedito al dettame kantiano. Durante il periodo dell'occupazione nazista d'Italia, mio zio era nascosto in una cantina. Arrivarono due SS e si avvicinarono a mia madre e chiese: c'è qualcuno in questo edificio? C'è qualche uomo nascosto? No. E poi uno dei due nazisti disse a mia madre: paura? Mia madre disse: no. E loro se ne andarono. Dunque, mio zio non sarebbe vivo, si è sepolto a 92 anni, sarebbe morto allora, e anche mia mamma, perché nasconde una persona. Quindi Kant, seguendo la logica kantiana, che era un uomo molto buono, Kant era un pietista, era molto buono, era per lui l'etica, lui si commuoveva per cosa, Kant? Dice: due cose mi toccano e mi commuovono, il cielo stellato sopra di me e la coscienza morale che è dentro di me. E però per Kant mio zio sarebbe stato condannato a morte. E mia mamma pure, non sarei manco qui a parlarvi, non solo di mio zio, proprio non ci sarei. Ma ecco, questo volevo dirvi che se qualcuno ha paura di non essere intelligente, stia sereno, perché gli uomini più intelligenti del mondo dicono stupidaggini come questa. Tranquilli. La paura di essere stupidi è una paura che alcuni hanno ed è altamente fondata, appartenendo alla specie umana, è altamente fondata, è una paura anche che può essere buona, perché se ho paura di essere stupido faccio qualcosa per evitarlo, se invece sono convinto di essere intelligente è la mia fine, è di quelli che stanno intorno. Ok, quindi la paura sul non essere adeguati vi ho già incrinato, vi ho messo una cosa dentro, cioè, ok, bene. Adesso torniamo all'etica. Sono molto contento che tu abbia chiamato PNL e bioetica. La PNL, se non si mette l'etica ma ai primi posti, se non al primo, si riproduce un'ottima tecnologia per promuovere gli affari. Quali? Tutti i tipi di affari, cioè gli affari in gran parte sono anche gli affari che noi conosciamo oggi, non sono affari puliti. Ok, per gli stranieri che sono qui, gli ricordo da chi siamo governati oggi, da che classe politica siamo governati. Credo che questa classe politica si è giovata parecchie volte degli strumenti da PNL. È anche per questo che la PNL non ha un gran credito, per esempio, nell'università. Gli universitari dovrebbero star zitti per altre cose, comunque, quindi facciamo a pari. Allora, la vorrei affrontare la paura sotto uno dei mille possibili aspetti. Ci ha a che fare la paura col modo in cui noi pensiamo? Cioè, pensare in modo ordinato, con idee chiare, distinte, con una visione che viene sottoposta a verifica, può limitare la paura? Oppure la paura è qualcosa che non c'entra niente col modo in cui pensiamo? Cioè, pensare in modo caotico, disordinato, affastellato e confuso, può essere una delle fonti di paura? Punto di domanda. Allora, c'è una strana idea delle psicoterapie, che le psicoterapie si rivolgono alle emozioni. La persona va perché ha dei problemi emotivi, mica va dice perché non so pensare. Qualche terapeuta ha mai avuto un cliente che dico che è venuto perché io voglio imparare a pensare? Mai. Bene, ma se seguiamo il pensiero di Gregory Bateson, non metteremo il pensiero, è una cosa, le emozioni sono un'altra che non c'entrano niente, per cui la psicologia si occupa, una certa psicologia si occupa soprattutto di emozioni e di come si costruisce il pensiero, non è, come ragioniamo, non interessa a nessuno. No, credo che sono due cose che... Allora, mi concentrerei questo, tra i mille rivoli, guardate, qui ho fatto delle mappe in cui
le faccio vedere così. Cominciate a riflettere su queste paure insieme al nostro team di ricerca, i fogli sono diventati tanti, ed è un modo di ragionarci sopra. Facendolo in più persone, i fogli diventano sempre più ampi, si vedono sempre nuove connessioni. Ma a un certo punto, per poter parlare, bisogna scegliere uno dei tanti possibili itinerari. Tra uno di questi, sceglierei proprio questo. Il pensiero. Il tipo di pensiero che sviluppiamo nella vita è il modo con cui noi rischiamo di cadere nella paura. Vediamo. Adesso parto da questa immagine. Noi utilizziamo, per facilitarci il pensiero, utilizziamo dei simboli. Dei simboli che non sono simboli che troviamo già fatti, li costruiamo. Sono simboli che ci servono, volta per volta, come strumenti. Cosa servono i simboli, in questo caso? Tra l'altro, simbolo viene da symballein, che vuol dire unire. L'opposto di simbolo è diavolo, cioè colui che separa, diabalein. Quindi simbolo è colui che fa così, diabalein è quello che fa così. I simboli hanno proprio questo compito, sono dei condensatori, dei riduttori di complessità, in modo da poter maneggiare la complessità e andare incontro a ciò che Gregory Bateson faceva, cioè creare strutture che connettono. Perché se qui ho una cosa estremamente complessa e qui ho un'altra visione estremamente complessa, la connessione diventa confusa. Io ho bisogno di trovare l'essenza, i punti centrali di un argomento, di qui i punti centrali, e allora posso creare una connessione, altrimenti non si riesce. Parto da questa immagine. Questa immagine è un simbolo che rappresenta la visione che le antiche tradizioni sapienziali hanno dell'uomo. Avete il cavallo, il cocchiere, il cocchio e questa figura qua. Che cos'è? Il cocchio. Il cocchio è il corpo, secondo questa visione. Che cosa sono i cavalli? Sono le emozioni. Ce lo diceva già Platone. E il cocchiere? E il cocchiere è l'io. Ok. Io, emozioni, cocchio. La maggioranza della psicologia si occupa di questi tre livelli qua, anzi, si occupa generalmente di rapporto tra questo e questo. E specialmente si occupa delle emozioni, cioè delle parti interne più piccole di noi, in questo senso, che si impauriscono, che si arrabbiano, che si intristiscono, perché, diciamo la verità, ad adulti avere la paura dell'abbandono non è proprio di un adulto, è di una parte più piccola che abita dentro un adulto. Ecco. Quindi la maggioranza delle emozioni, quelle che noi poi in noi generano sofferenza, sono emozioni guidate da parti piccole. Bene, la maggioranza della psicologia si occupa di questi due livelli. In gran parte della psicologia manca quest'altro livello, che è quello dell'anima. L'anima o della parte del sé superiore. Nelle nostre psicologie una che parla di questo è la psicosintesi. Diels parla dei livelli di spiritualità. E anche gli Andreas nella PNL. Ormai questo è un tema che è abbastanza conosciuto. Anni fa ci si bisognava perdere tempo dietro questa cosa, si sarebbero avute delle discussioni faticose. Oggi sull'anima le cose sono abbastanza chiarite. L'anima è il punto nostro più evoluto in termini di complessità. Possiamo accedere a una visione della spiritualità che non sia settaria. La spiritualità è la specifica dimensione dell'essere umano che lo contraddistingue. E la spiritualità quindi non è un optional. Per spiritualità che cosa si intende? Appunto la capacità di entrare in relazione con ciò che c'è a livello molto profondo. Quanto più siamo separati, tanto meno entriamo in risonanza con la realtà. Quanto più siamo aperti, tanto più entriamo in risonanza. Quanto più entriamo in risonanza, tanto più entriamo in empatia. Più c'è empatia,
più tendiamo a essere innocenti, cioè non nuocere, o addirittura essere compassionevoli, cioè occuparci degli altri quando non stanno bene. Il cammino spirituale è semplicemente qualcosa che avviene perché la coscienza umana evolve. Allora, messa in termini di ovoide, di assagioli, della psicosintesi, vediamo il sé superiore, l'io, le emozioni, il corpo. L'anima, di per sé, è la parte di noi che tende a interconnettersi con che cosa? Con l'anima degli altri. L'anima per sua natura tende a fare questo. Questo è un simbolo che indica, che noi chiamiamo Ubuntu. Ubuntu è una parola africana che sta per tutte le cose sono interconnesse tra loro. Nei termini della nostra tradizione, questo si chiama coscienza cristica, nei termini della tradizione americana, sudamericana, si chiama Pachamama. Nella nordamericana grande spirito, nelle tradizioni orientali, per esempio uno dei modi è Advaita, cioè non dualità. Nel campo della scienza moderna si può chiamare quantum field, il campo quantistico dove non ci sono separazioni, dove è tutto interconnesso. Okay. Che cosa accade quando una persona mette l'anima, la parte sua che si interconnette come guida della personalità, l'io diventa il governo della personalità e poi ci sono le parti interne, le emozioni, le parti più bambine, anche quelle spaventate, anche quelle arrabbiate. Vedete che i vettori tendono a convergere. In termini di Hellinger potremmo dire che vengono rispettati gli ordini dell'amore, cioè l'anima è colei che dà la direzione, è il proprietario del carro, l'io è il cocchiere, le emozioni sono la forza energetica che ci muove, ecco, è il corpo. Che cosa accade quando gli ordini d'amore sono messi in questa maniera? Che due dei nostri più grandi fattori di motivazione, le più grandi forze interne sono i grandi bisogni. Appartenenza o base sicura, no? Mi appartengo, base sicura, chi appartengo? Appartengo al mio gruppo, alla mia famiglia, Identità. Sì, io appartengo, ma sono anche io, non sono fuso dentro, sono io. L'identità mi apre al comportamento esplorativo. Ho una base sicura, mi sento bene e a questo punto comincio a esplorare. Esploro non solo il mondo esterno, ma esploro anche chi sono. Esploro quindi i miei sentimenti, le mie paure, i miei desideri e così via. Ok. Quando questo accade, qual è l'emozione fondamentale che la persona prova? Questo in base al modellamento di cui vi parlavo prima, il modellamento delle persone che sono contente di vivere. E in particolare quelle che hanno mostrato di saperlo fare per tutta la vita e insegnarlo anche ad altri grandi maestri. E beh, il punto centrale, l'emozione centrale di tutte è la gioia dell'essere. Sono contento. Per che cosa? Perché sono contento. E dice, ma no, ci deve essere una ragione per essere contento. No. Si può essere contenti in qualunque situazione, si può essere... No, contenti no, ma pieni, completamente presenti sì. E questo genera al nostro interno un senso di gioia. Quando c'è la gioia dell'essere senza cause, senza condizioni, non sono contento per questo, sono contento per quell'altro, perché se sono contento per qualcosa, appena viene meno, c'è insoddisfazione. Ma sono contento perché? Perché sono in contatto col respiro, sono in contatto col corpo, sono in contatto con le persone intorno. Sono nella presenza mentale. Cioè, qualunque cosa io osservi, lo osservo con gli occhi innocenti, aperti, pronti a ricevere di un bimbo.
sono persone che a 90 anni sono ancora così. Tutti noi possiamo essere così. Quando c'è la gioia dell'essere, ci sono tutte le qualità dell'essere, cioè l'equanimità, ma c'è anche la libertà, certo, la giustizia, il senso di empatia, compassione, l'accettazione, l'apprezzamento, la generosità. Parentesi, per chi è interessato solo a una visione scientifica, oggi ci sono delle ricerche che indicano che quando siamo nell'apprezzamento e nella gratitudine, si verifica un fenomeno di coerenza cardiaca. E vi rinvio alla letteratura su questo tema. Qualunque cosa vedete qui, poi potete andare a approfondirla sul sito nostro che è a vostra disposizione, mauroscardovelli.com. Allora, che cosa succede a una persona così? Questo è chiamiamolo fiume della vita. La persona scorre nel fiume della vita e nel flusso, teoria del flusso, andatela a vedere sul sito. Teoria del flusso vuol dire essere in stato di presenza mentale, senza sforzo, nel massimo delle risorse, in cui non c'è la fissazione su una meta da raggiungere, si è contenti, privi di bisogni. Okay. Bene, lo stato di flusso, quando arrivo accettare, cosa vuol dire? Che se questo non va bene, va bene. C'è un piccolo inconveniente. Vabbè, il computer, ma se ti muore una persona, stesso per sé. Perché la concezione è la vita è difficile. Questo è il primo presupposto, non è che la vita è semplice, la vita è difficile, non siamo qui per essere accuditi dal Padre Eterno. Il concetto di provvidenza è andato molto in crisi dopo Auschwitz e dopo i campi di sterminio. Avrebbe dovuto andare in crisi molto prima, ma la provvidenza che si occupa passo a passo di quello che fai non funziona, non è così. Va vista in tutt'altra maniera. Ok. Accetto quello che arriva, c'è una sofferenza necessaria e io non giudico, non mi attacca nulla. Ieri qualcuno ha detto che la PNL insegna a non giudicare. Io spero che sia vero. Nella mia esperienza non è così. Gran parte della PNL insegna a giudicare in modo più sofisticato. Perché vi dico questo? Perché chi davvero non giudica, il test è immediato, lo vedete sempre contento, è sereno, perché è in contatto con la propria anima. E allora persone così ce n'è piuttosto poche, e tra i PNListi non ho visto una percentuale maggiore che nelle persone normali. La PNL si deve meritare di essere riconosciuta quando fa veramente i passaggi che deve fare, cioè essere al servizio dell'anima delle persone. Quindi a generare non competizione tra i PNListi, come sappiamo bene che purtroppo avviene, ma generare una comunità di intenti verso il bene. Perché poi alla fine, qui c'è un libro di Vito Mancuso, Io e Dio, in cui dice, ma il divino in fondo si riduce a due parole, la sete di bene e giustizia, fine. Come lo vuoi ottenere? Sete di bene e giustizia. E allora, ogni pratica che sia fondata, radicata nella sete di bene e giustizia e nella gioia dell'essere, perché ci sono persone che hanno sete e giustizia, ma che dentro hanno una furia, una rabbia terribile. Anche molti inquisitori avevano probabilmente sete di bene e giustizia, ma poi hanno massacrato i loro oppositori. Okay. Bene. Cosa accade quando? Nella vita, e sono nella gioia dell'essere, sono in contatto con l'anima, c'è qualcosa che non funziona, per cui provo paura, rabbia o tristezza. La prima cosa che mi avviene è che siccome se sono guidato dall'anima, l'anima cosa mi dirà? Mi dirà di unirmi più strettamente ad altre anime. Per cui, l'altro ieri ho lavorato con una mamma che ha perso un bambino, che è una bambina, che aveva a 6 mesi di vita, l'aveva lasciata sul letto, è andata in cucina, è tornata, era morta. Ha avuto una crisi veramente, è una donna forte, però ha avuto una crisi dopo 3 anni, era sempre agli stessi punti, non ne usciva. Per uscirne ha dovuto fare un salto di livello, ha dovuto comprendere che, quella cosa che gli era successa, succede. C'è un caso su 1000, pare, di morti nella culla,
se non cade, capita uno, capita un altro. E quindi il problema qual è? Non prendere le cose a livello personale. Capita, succede. Allora, come puoi prendere questo fatto così terribile per una madre? Immaginate, 9 mesi, la bambina nel ventre, nasce una bambina meravigliosa, ti punti in bianco, paf, non c'è più. C'è qualcosa da imparare, l'anima sa che cosa c'è da imparare, che è quella di creare maggiore connessione. Allora lei, facendo questo lavoro, dove è entrata in un buco nero tremendo, ne è uscita pian pianino sorridendo ed era totalmente aperta. Lei è tornata a casa e la sua mission adesso è quella di creare connessione nella sua famiglia e anche nella famiglia allargata e con tutti i genitori, tutti i bambini, e quindi lei diventa una donna di luce, cioè una donna che cerca solo il bene. Questo è un cambiamento, a mio avviso, un cambiamento terapeutico. Terapeutico, terapia viene, vuol dire prendersi cura. E la cosa più importante di cui occorre prendersi cura non sono le ruote del carro, sono importanti anche quelle. I cavalli sono importanti, il cocchiere, ma la cosa di cui importante più di tutti è l'anima, perché se quella non funziona bene e diventa sempre più piccola, noi siamo sconnessi dal mondo, separati, e necessariamente pieni di paura. Questo è il concetto. Vi ho fatto vedere cos'è anima, cos'è la gioia dell'essere, che è qualcosa che è alla portata di tutti. Specifico, non è facile, ma forse vi è stato facile imparare un'altra lingua, forse vi è stato facile imparare la matematica, però a scuola avete dedicato molto tempo a imparare queste cose. Domanda, quanto tempo avete dedicato per imparare a connettervi davvero con la vostra anima? Questa è la domanda.